oggi vi diremo come fare per fare in modo che i vostri animali non perdano peli e non sporchino per niente la casa. Sì. Siete pronti a sentire questo grandissimo segreto? Sì. Ed è... prendeteli finti! Di peluche, giocattolo! Questi non perdono peli, non sporcano, non bisogna neanche portarli a spasso, dargli da mangiare, fargli il bagnetto. Sono perfetti! Perché ragazzi, i veri animali, purtroppo, il pelo lo perdono. Per forza. Mi ci faccio una parrucca. Lasciano impronte con queste zampotte. E anche quelli a pelo corto, come Kiro, che sembra che magari possano lasciare meno peli degli altri, in realtà non è così. Guardate per esempio la cuccia com'è ridotta. Anche palline di pelo. Però ragazzi, diciamo la verità, tra quello finto e quello vero, qual è meglio di animale? Quello vero. E quindi, visto che noi vogliamo quelli veri di animali, vi diremo i nostri 3 trucchi per fare in modo che la casa sia il più pulita possibile, con meno peli, meno polvere, meno zampinate in giro, senza rinunciare agli animali veri. Il primo trucco è... spazzolarli spesso. Guarda come le piace. Per lei è un massaggio. Mamma mia. Ecco, questo bisogna farlo tutti i giorni, soprattutto nei periodi in cui perdono più pelo. Sì. Cioè ai cambi di stagione. In questo modo riduciamo il più possibile i peli che perderà in giro. Via, con questa poi ti ci faccio un cappellino. Tu credevi di scamparla? No, tocca anche a te. Guarda! Infatti, come abbiamo detto prima, solo perché li hanno più corti non significa che non ne perdono. Anzi, sono anche più difficili dopo da togliere perché si infilano da tutte le parti. Guarda, gli possiamo fare un maglioncino per l'inverno. Anche a lui. E ora passiamo al secondo trucco. Il rullo appiccicoso. Serve per togliere i peli dal letto, il divano e i vestiti. No, subia no. E guardate qua, ne abbiamo raccolti già un bel po'. Però tutto ciò non basta, perché rimangono i pavimenti che comunque accumulano un sacco di peli. Ma noi abbiamo trovato un terzo super trucco. Questo super robot che lava e aspira. Sì ragazzi, abbiamo preso questo robot della Yidi che aspira e lava i pavimenti in automatico, perciò noi non dobbiamo più pensare a niente, va lui ad orari programmati oppure lo facciamo partire con l'app e ci pensa lui a pulire, ad aspirare, a fare tutto. Vediamo come funziona. Questa è la base di risciacquo, perciò una volta che lui ha pulito e lavato viene qui e lui viene pulito e risciacquato. Ovviamente serve anche a ricaricarlo. Bene, facciamolo partire, vai! È partito ragazzi! Ehi, vuoi venire proprio da me? Ah, perché ha visto che ho i calzini del gatto! Scusa! Ma sta lavando! Certo! Perciò mi... aspira e contemporaneamente lava! Kiro, ti sei fatto un nuovo amico? Ehi, Yidi, vieni a prendere questi. Ma sono se li ha mangiati. E se mettiamo un po' di ketchup? Oh. No, è arrivato un altro aspirapolvere a pulire il ketchup. Ecco il pelo, vediamo se lo prende. L'ha preso! Anche qua è bello sporco, vicino a dove mangi, Kiro. Bravo, bravo, Yidi. Pulisci bene, vicino alle ciotole. E mentre lui pulisce, noi ci riposiamo. E giochiamo. Adesso si pulisce e poi, se serve, riparte. Non aveva finito, perciò si è risciacquato e adesso parte a farsi un secondo giro. Guardate chi ha chiesto un passaggio. Comodo così, eh?
Monica, io ho la mia macchina personale. Vorresti farcelo anche tu un giro, eh? E ritorna. Tira attento. E lo rincorre. Attento, Kiro. Poveretto. Sono già in competizione. E quando finisce, se ne ritorna da solo a cuccia. E se vogliamo farlo tornare prima alla stazione di ricarica, ce lo mandiamo. Ovviamente non è obbligatorio utilizzare l'app, ma si possono anche usare i comandi direttamente sulla station. E diamo una sbirciatina dentro. Qui ci sono i due serbatoi, qua ci va l'acqua pulita che servirà a risciacquare le spazzole e qua invece si accumulerà tutta l'acqua sporca. Vediamo un po', eccola qua. Già con questo breve giretto guardate quanto ha pulito. E guardate quanti peli e polvere! Oh, funziona! Beh, ragazzi, questi erano i nostri 3 segreti per tenere la casa pulita anche con gli animali. Perché noi non rinunceremo mai ai nostri adorati animaletti, vero Alissa? Sì! Anzi, ne vorremmo sempre di più! Perché noi amiamo gli animali e ci piace averli a casa. Quanto sono belli i nostri animali! Un sacco, 100 per 1000. Tu rinunceresti mai a loro? No, mai. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e vi lasciamo in descrizione il link a questo super robot perché è veramente fantastico e a noi ci ha reso la vita un sacco più comoda. Beh, ragazzi, per oggi il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Qui possiamo anche vedere tutti i dati sulla pulizia. Quanti metri quadri ha pulito, quante volte e per quanto tempo. E gli possiamo anche dare un nome. Come lo chiamiamo il nostro? Direi Mangiablè è adatto. Adesso si chiama Mangiablè. Non farlo partire.